semplice. Non è affatto detto che Juncker e la Commissione europea ci autorizzino questo splafonamento, ma è una battaglia che ha riguardato negli anni passati il patto di stabilità interno, per esempio degli enti locali, laddove qualche amministrazione virtuosa che aveva qualche economia non poteva pagare perché avrebbe violato il patto di stabilità, pur essendo tutti gli atti a posto, pur avendo l'imprenditore i certificati di collaudo di regolare esecuzione dei lavori, pur avendo chiuso quel cantiere, l'imprenditore non poteva essere pagato in quell'esercizio finanziario, ma magari doveva attendere i primi giorni dell'esercizio finanziario successivo, perché se il comune avesse provveduto al pagamento avrebbe violato il patto di stabilità. E quindi è nel piccolo i nostri comuni convivono con questo fenomeno da anni ed è un paradosso autentico avere il denaro in tasca ma avere le tasche cucite con il filo di ferro, per cui non possiamo infilare la mano. Questa è la prima battaglia, quella che ha questi contenuti. Li indico non perché l'economia valga più delle coscienze, per carità, ma perché è una battaglia di cui leggete in questi giorni sui giornali e che sarà trasfusa poi nella legge di stabilità finanziaria che il Parlamento dovrà approvare entro l'anno, ma che sarà presentata alle Camere entro la metà di ottobre. Poi vi è un risvolto politico. L'Italia è un avamposto nel Mediterraneo, qualcuno dice che è una piattaforma logistica naturale nel Mediterraneo, e quindi è evidente che è il primo lembo di terreno europeo che il migrante si trova davanti, è Lampedusa appunto, proprio perché è un'isola assai più vicina all'Africa che non all'Italia, è il primo approdo, salvo poi a verificare che Lampedusa è diventato un grande cimitero marino. E su questo noi, in linea con la nostra tradizione, che è una tradizione di solidarietà, ci siamo comportati al di là e al di fuori di quello che l'Europa ci ha consentito di fare o che ci ha promesso di poter fare. Io vi posso dire che la competenza del mio ministero incrocia questo tema sulla Guardia Costiera, perché la Guardia Costiera non è Marina Militare, ma è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero paga quasi 60 milioni al mese per il mantenimento dell'operazione Mare Nostro, che significa numerose motovedette ed elicotteri della Guardia Costiera che vanno in giro per il Mediterraneo proprio per intervenire in modo tempestivo ed efficace e salvare vite umane, come in migliaia di casi si è riusciti a fare, purtroppo non sempre. Leggiamo tutti queste cronache terrificanti per cui barconi con 200 o 300 migranti, con donne incinte, con bambini di 3 anni che sbarcano da questi barconi, chi si salva? Perché molti purtroppo non si salvano. Su questo noi non abbiamo avuto una concreta solidarietà europea, abbiamo avuto anzi un'Europa che ha alzato i muri. La espressione usata dal Papa è significativa, bisogna costruire ponti, non alzare muri. Bene, i muri li hanno alzati in Macedonia, al confine con la Serbia, al confine con l'Ungheria, in Austria, in moltissime altre nazioni dove erano consentiti dei passaggi alternativi via terra. Lì hanno eretto i muri e sono terribili le immagini della Macedonia con migliaia di migranti che sono accampati in attesa di poter passare. L'Austria si è rifugiata in un numero, ha detto: sentite, noi non ne possiamo accogliere più di 24.000, dopo di questo numero noi non facciamo entrare più nessuno, anzi mettiamo la polizia con le armi puntate. Voi capite che la risposta non può essere questa. Non c'è un problema di ordine pubblico, o perlomeno non c'è solo
solo un problema di ordine pubblico, c'è un problema intanto di tutela e rispetto della dignità umana, c'è un problema di solidarietà verso popolazioni che fuggono dalle guerre, che sono perseguitati, che non possono far rientro nei loro territori perché vengono passati per le armi. Sapete bene che questi paesi dove si combatte hanno una organizzazione della società tribale. In Libia sono 102 le tribù, non c'è una etnia, sono 102 tribù che si sono sempre auto-organizzate con il corollario tragico che la tribù che vince è abituata a sopraffare tutte le altre. È accaduto in Iraq, in fondo Saddam Hussein, che gli americani male fecero a mio giudizio a liquidare perché era l'unico governo laico e non fondamentalista che c'era in Medio Oriente, ma ormai fu presa quella decisione, ma Saddam Hussein era il rappresentante della minoranza sunnita contro una maggioranza sciita e i sunniti sono oggi quelli che alimentano l'ISIS e i generali della Guardia Repubblicana di Saddam sono i capi militari dell'ISIS. Questa è la verità. Lo stesso discorso vale per Assad in Siria. Assad appartiene alla tribù alawita, anche lì, che è una tribù fortemente minoritaria. Sanno bene di non poter perdere la partita al netto delle armi russe che da sempre li hanno protette. Fecero così con il padre, Hafez Assad, per 40 anni perché sanno bene che vengono passate per le armi. Lì chi perde? Perde in maniera terribile, o paga con la vita o paga con l'esilio, devono fuggire soltanto. E lo stesso è accaduto in Libia, dove Gheddafi era in realtà il rappresentante di una tribù. Queste sono le ragioni, quindi non sono clandestini, sono rifugiati politici, coloro che hanno cioè diritto a questo status, perciò la Bossi-Fini era non più attuale.